Sei amante delle piante e dei gatti? Purtroppo, non tutte le piante sono adatte alla convivenza con i nostri amici felini. Oggi vedremo insieme quali piante d'appartamento possono essere pericolose per i gatti e come proteggere il tuo micio da spiacevoli sorprese. E ricordati di iscriverti al canale per altri consigli utili e curiosità sui gatti. Al primo posto troviamo i gigli, stupendi ma pericolosissimi. Anche solo poche foglie possono causare gravi danni ai reni del tuo gatto. Poi c'è il pothos, conosciuto per essere una pianta resistente. Tuttavia, se ingerito, irrita bocca, gola e stomaco del tuo micio. Un'altra pianta molto comune è l'aloe vera, ottima per noi, ma tossica per i gatti, che possono sviluppare sintomi gastrointestinali. Anche la Diefenbachia, con le sue grandi foglie verdi, può causare irritazione se masticata. Come capire se il tuo gatto ha ingerito una pianta tossica? I sintomi da tenere d'occhio includono vomito, diarrea, letargia e persino salivazione eccessiva. In alcuni casi il gatto potrebbe sembrare disorientato o avere difficoltà respiratorie. Se noti uno di questi sintomi, è fondamentale agire subito. Ma non ti preoccupare, ci sono tantissime piante che puoi tranquillamente tenere in casa senza mettere a rischio la salute del tuo micio. Ad esempio, le felci sono completamente sicure. Anche l'erba gatta è un'ottima scelta. Non solo è innocua, ma i gatti la adorano. E che dire delle calate? Sono piante splendide, sicure e ideali per dare un tocco tropicale alla tua casa. Se proprio non puoi rinunciare alle tue piante preferite, ci sono alcuni accorgimenti che puoi adottare per proteggere il tuo gatto. Tieni le piante tossiche fuori dalla sua portata, magari su mensole alte o in stanze chiuse. Un'altra soluzione può essere quella di creare un giardino verticale che il gatto non può raggiungere facilmente. E, ovviamente, assicurati che ci siano sempre piante sicure a sua disposizione. Se pensi che il tuo gatto abbia ingerito una pianta tossica, agisci subito! Porta il tuo micio dal veterinario il più presto possibile. Se riesci, porta con te un campione della pianta che sospetti possa essere la causa, in modo che il veterinario possa intervenire rapidamente. Prendersi cura del nostro amico felino significa anche fare attenzione all'ambiente in cui vive. Scegli piante sicure e proteggi la sua salute, perché lui si affida a te. Vuoi saperne di più sul comportamento dei gatti e altri consigli utili? Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i nostri prossimi video.